sono assolutamente tranquillo, sereno, orgoglioso. Oggi interverrò in aula riportando alcuni dati del mio ministero. Abbiamo dimezzato il numero dei morti, dei dispersi, dei feriti, degli sbarcati. Abbiamo salvato vite, abbiamo protetto un paese, a differenza di quello che è accaduto dopo. Perché dopo di me sì, ci sono stati morti, ci sono stati annegati, ci sono stati diritti negati. Quindi arrivare in Italia è un diritto che richiede il rispetto di alcune regole come in tutti gli altri paesi al mondo. Mi spiace solo di impegnare tempo di giudici, avvocati, agenti. Siamo in un'aula bunker che di solito ospita processi di mafia. Io sono in quest'aula, come tutti i cittadini italiani, rispettoso di quello che la giustizia mi chiede, per rispondere di quello che avevo promesso agli italiani di fare, ovvero sia combattere gli scafisti, il traffico di esseri umani, il business dell'immigrazione clandestina, senza far male a nessuno. Il governo che ha seguito ha continuato sulla stessa rotta, quindi sono curioso di sentire cosa dicono oggi Toninelli, la Trenta, cosa diranno Conte, Di Maio e tutti gli altri ministri che con me condividevano questa scelta di civiltà. Salvini, in queste ore il governo sta aprendo ai comuni, praticamente al Natale, sta anche sotto sospinta. Meglio tardi che mai, la tutela della salute è fondamentale, nessuno vuole assembramenti, festoni, veglioni, cene con 200 persone, trenini o cose strane, però il diritto alla famiglia, il diritto all'affetto sicuro, protetto, di paese in paese, poter portare una fetta di panettone, un sorriso a un anziano solo, a una persona sola nel paese di fianco, non mette a rischio la salute di nessuno, ma scalda i cuori. Siccome l'Italia è la capitale mondiale del volontariato, io vorrei che anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno le splendide associazioni di volontariato potessero fare la loro missione di carità senza confini, senza chiusure, senza divisioni. Quindi se su questo il governo ci ascolta e cambia idea, ne sono felice.